Sì, grazie. La scomparsa di Giovanni è stata quest'anno maledetto una delle cose più dolorose che ho vissuto, che abbiamo vissuto, e credo sia giusto salutarlo. Non abbiamo potuto farlo prima come sarebbe fatto in tempi normali, ma forse in tempi normali non avremmo avuto bisogno di salutarlo. Lo facciamo adesso alla riunione Beatrice, Indovino, lo dovremmo fare meglio. Io mi ricordo Giovanni come una bella persona, come una persona, una grande simpatia, una grande capacità di incrociare le persone, di entrare in sintonia con le persone, di scherzare. Abbiamo scherzato un sacco. Dopodiché, tra uno scherzo e l'altro, ho conosciuto Giovanni Faregna come un uomo, prima qualcuno l'ha detto, rigoroso, un uomo che non dava mai per scontato, non prendeva nulla, non prendeva mai nulla per arrotolato, voleva capire le cose prima di dare giudizi. È una persona che ce ne vorrebbero tanti così, che veniva qui dentro e ti spiegava che cosa volevano le persone, cosa pensavano le persone, nel quartiere e non solo. E giudicava quello che dicevi sulla base di quello che lui sentiva. Io credo che questa fosse una dote straordinaria e credo che sia giusto che qui ci sia la sua targa, che rimanga qui ricordato il suo nome proprio per questa sua capacità, perché di persone come lui questo partito ha tanto bisogno, di persone come lui credo che la società, i quartieri, la convivenza civile ha tanto bisogno. Grazie.